Questa qui è la bicicletta. In italiano si chiama bicicletta, in inglese bicycle, in francese vélo, in russo non lo so. Potete vedere, è composta da due ruote, il telaio, la pedivella, il cambio, i mozzi, il cannotto, la sella, poi una pipa, il manubrio e le leve dei cambi. Alla fine comunque servono sempre le gambe per spingere e arrivare primi all'arrivo. Questa è la ruota, come si può vedere, e per questo si chiama anche Giro d'Italia, perché comunque, come vedete, gira sempre. È meglio che giri in avanti piuttosto che indietro per arrivare al traguardo. E adesso montiamo ruote a profilo basso per oggi, invece che quella a profilo alto, perché con il vento non si sa mai, magari ci porta via come una vela. E niente, speriamo che giri nel modo giusto. Lady, can you spare us a dime?